Maria Cuofano, che è in collegamento con noi. Sindaco, dunque, cominciamo da qui. Sono organismi importanti che affiancheranno e saranno di sussidio, di aiuto ai medici di base. Per quanto riguarda il vostro distretto, siamo anche qui operativi? Sì, salve, buon pomeriggio. Siamo operativi qui dalla giornata di ieri, si è subito attivati garantendo anche dei locali adeguati e ringrazio anche per il pronto intervento il dottore Tramontano che di fronte alle nostre richieste si è reso subito disponibile perché chiariamo che c'era qualche perplessità in merito a quali locali fossero utilizzati per la vestizione di questi medici che devono poi recarsi a domicilio e fortunatamente è stato individuato uno spazio ad hoc presso la sede del distretto di Mater Domini che non interferirà con il resto delle attività che lì sono gestite dal distretto. Quindi fortunatamente è stata accolta la perplessità che in un primo momento ci veniva segnalata anche dai medici della continuità assistenziale, i quali stanno facendo un grande lavoro e li ringrazio per questo insieme ai medici di base. Dunque, un organismo che sicuramente sarà importante per i medici territoriali, insomma per la medicina sul territorio. Lei ha anche preso posizione rispetto alla richiesta del sindaco di Scafati di poter collocare pazienti positivi ma asintomatici in apposite strutture, purché non si tratti di deportazione, avete detto all'unisono voi sindaci ovviamente, ma ci sono ecco, situazioni di criticità dove bisogna evitare il contagio all'interno degli stessi nuclei familiari, quindi possono esserci situazioni di questo tipo. Sì, sono soluzioni alternative all'assistenza domiciliare che oggi con le USCA viene garantita e sono soluzioni che riguardano soprattutto quei nuclei, come dicevate bene voi nel servizio, che possono trovarsi in una situazione di promiscuità perché gli ambienti sono piccoli, ridotti e la necessità è quella di evitare contagi, questa soluzione può essere una delle alternative valide oltre all'USCA e a tutte le altre che in questo momento sono state attivate. Mi permetta solo di dire una cosa, direttrice, in questo momento io segnalo un'altra cosa che forse andrebbe affrontata con un attimo di riflessione in più, ce ne siamo fatti portavoce attraverso l'ANCI, riguarda un riferimento nell'ordinanza regionale 37 della Regione Campania in merito alle visite mediche che vanno fatte dai medici di base per gli operatori della ristorazione, dei bar, per tutti coloro che devono riaprire. Io credo che non si può lasciare sui medici di base quest'ulteriore incombenza perché sicuramente loro non hanno al momento gli strumenti per poter accertare, anche nel caso di asintomatici, lo stato di salute. Quindi credo che in questo dovrebbero essere maggiormente affiancati dall'ASL. E la stessa regione dovrebbe, a mio modo di vedere, ma ho segnalato questo al presidente dell'ANCI, al sindaco Marino, dovrebbe rivedere la posizione, perché in questo momento far ricadere sui medici di base anche questa ulteriore incombenza sarebbe grave e non giustificata. Mettiamo prima i medici di base nella condizione, con risorse economiche, con strumenti, di affrontare quella che in maniera cauta deve essere la fase 2, ma evitiamo adesso di dargli ulteriori aggravi di compiti. Bene, questo sui medici, sui sindaci invece potrebbe ricadere l'effetto economico, meglio sui comuni, c'è addirittura chi lancia l'allarme rispetto ai servizi essenziali che potrebbero non più essere garantiti tra un po' dai comuni che in questo momento sono fermi per quanto riguarda la riscossione dei tributi, unica fonte di sostentamento per i piccoli comuni soprattutto, a meno che non arrivino appunto risorse economiche dallo Stato centrale. Sì, dobbiamo dirci anche la verità, non si può anche sui sindaci lasciare sempre i sindaci soli perché in questa circostanza il governo ha provveduto soltanto a garantire una proroga di alcuni termini, ma non di certo ad abbonare il tributo. Quindi io credo che lo Stato debba farsi carico di questi tributi e credo che in questo momento una lettura più keynesiana del ruolo dello Stato
non sarebbe negativa, perché superiamo o stiamo quantomeno credendo di superare una fase di emergenza, è giusto che lo Stato, se esiste, si faccia sentire con risorse adeguate. Non possiamo noi né coprire i tributi, né garantire servizi essenziali, né gravare sulle famiglie o sui cittadini. E avevamo lanciato anche un'altra proposta, quella di abbonare i tributi che riguardano sia il fitto di locali per attività, sia per i proprietari, cioè abbonare la tassa dei rifiuti per i proprietari, abbonare il costo del fitto per gli affittuari dei locali. Credo che però in questo abbiamo bisogno di un'ulteriore iniezione di risorse, di miliardi da parte dello Stato. Speriamo che attraverso ANCI anche questo ulteriore lavoro possa essere fatto a beneficio delle nostre città e delle nostre collettività. Grazie Sindaco Cofano, grazie per questo intervento chiarificatore.